Salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie su E24 con il nostro Puzza, signori. Siamo, dopo aver giocato fuori casa con Liverpool e in casa con la Real Sociedad, primi a punteggio pieno nel girone. Adesso poi per il girone avremo doppia partita con Sparta Praga e una delle due partite la giochiamo oggi. Abbiamo un'occasione più unica che rara di arrivare addirittura a qualificarci per gli ottavi di Champions, cosa che mai pensavo. Certo che oltre a questo c'è anche una cosa da considerare. Io non direi per pensare di giocare al titolare oggi, non credo proprio. Non credo proprio. E partiti. La squadra darà il massimo. Iniziamo con questa partita. Io non, onestamente pensavo più o meno potermi giocare terzo posto, forse secondo, con qualche miracolo. Rischiamo seriamente la qualificazione. E ora, signori, io direi intanto vediamo la squadra come è messa. Ok, diciamo più o meno tutto ok. Tra l'altro Vilar non cresce più, non so perché. Vilar non cresce più, ma vabbè. Ora, quello che farò io è così, sta così e andiamo. Io onestamente non avrei, ripeto, non avrei mai pensato di trovarmi adesso con l'occasione, non dico di chiudere il discorso qualificazione già adesso, ma insomma metterci in ottimo, come posso dire, ipotecare questa qualificazione, anche se, come ho detto anche nella scorsa puntata, io comincio a crederci. Non voglio illudermi troppo, ma siamo riusciti a battere il Liverpool in casa loro. Tutto è possibile. Tutto è possibile. Rivediamolo il gol. Tutto è nato da questo tiro dalla bandierina. Copete. Copete di testa, la mette, batte il portiere della Slavia Praga. E ne 1-0. E a lei. E a lei. 1-0. Dai, iniziamo bene. Ci voglio credere. Voglio crederci, signori. Avanti. Ora. Ho recuperato il pallone. No, benissimo. Entra coi tempi giusti sulla palla. Dalla Bakayoko. Bakayoko. No, sbagliato. Ho sbagliato. Quello sarebbe fallo comunque. Secondo regole del gioco del calcio, quello sarebbe fallo, ma va bene lo stesso. Ok, Pizzo. Palla bellissima, Sciavirei. Sciavirei! Portiere completamente a farfalle. Buffa verso sinistra. E sono due. Sciavirei. Abbiamo occasione incredibile. C'è fra andata e ritorno, abbiamo credo la clamorosa occasione tra partita di andata e ritorno con lo Slavia Praga. Abbiamo occasione forse di qualificarci addirittura in anticipo, ma insomma, stiamo molto calmi. Intanto Herrera prova Nino scarico, niente. Nessun problema, però quasi. Ok, pass. Però io ho premuto per passare. Torna con calma. Calma. Siamo molto calmi. No. Buona protezione del pallone. No, vabbè. Sotto di un gol, ma certamente hanno riaperto la gara. 2-1, pareggio, c'è pareggia. Corso distante lo Slavia Praga. Niente, oggi parte che in giornata non parante. Quindi niente, primo tiro, primo gol. Non è incoraggiante.
la cosa. Ma intanto c'è Xavi Rey che fa il 3-1. Ah, i calcistico di Electronic Arts, sì. Quanto è realistico, quanto sono belle le difese. Va bene, va bene. Appare Xavi Rey che manda al bar difensore Slavia Praga. Si cerca uno spazio e la mette alla destra del portiere, 3-1. Xavi Rey, tra l'altro, doppietta. E stiamo 3-1 al 18esimo. 3-1 al 18esimo, non vorrei dirvi. 3-1 al 18esimo. Vabbè, ora di qua. Pizzo per Alvarez. In mezzo, Xavi Rey anticipato, Sorrentino prova a crossarla lui, in mezzo, ottimo il portiere, ha rischiato un altro posto, la buttava dentro da solo, va bene, ora, andiamo calmi, stiamo molto calmi, no, no, ok, vabbè, con la calma si fa tutto. Con la calma si fa tutto, Cardoso. Cardoso per Herrera. Herrera per Xavi Rey. Xavi Rey. Xavi Rey. Xavi Rey al giro. Ed sono 4. 4 a 1. Al 26esimo. 4 a 1 al 26esimo. Tripletta di Xavi Rey. Slavia Praga. No, Sparta Praga, scusate. Letteralmente annichilito. Sparta Praga letteralmente annichilito da questo Puzza. Letteralmente annichilito e frastornato. Io, che dirvi, signori? Che cosa dirvi? Io non avrei mai immaginato una situazione del genere. Siamo, credo, letteralmente a un passo dalla qualificazione. Non penso ci qualificheremo. Anche in caso di vittoria non penso ci qualificheremo matematicamente già adesso, che tre giornate sono tante, però ci mettiamo nelle condizioni da avere il match point. Ottimo, palla in fallo laterale. Io però quello che voglio fare adesso è chiudere definitivamente e per bene la partita in modo tale da poter fare turnover. Ma poi a questo punto ci ritroviamo nella situazione addirittura di chiudere questa partita. Faccio turnover, faccio giocare giocatori che magari hanno bisogno di giocare e si fa così. Però bravissimo Herrera per Xavi Rey. Rizzo, cacchio, c'entri, però Rizzo anche nuovo, due volte di prima potevi tirare, ma va bene, bene lo stesso. Stiamo letteralmente dominando, sembra, ci stiamo dimostrando essere letteralmente un altro livello rispetto a questo Slavia Praga. Continuo a dire Slavia, lo Sparta, è Sparta Praga, Sparta, loro sono Sparta. Scusa, ogni tanto c'è queste citazioni filmiche a caso, va bene, non fate caso, intanto Xavi Rey entra in area, Xavi Rey, e sono 5. Xavi Rey 5-1. Partita Sembra letteralmente non avere storia. 5-1, Xavi Rey la mette. Io sono tentato, in tutta serena onestà, la partita e l'avversario, sono tentato di fare il turnover già nel... Un minuto. Lo so, no, già nel secondo. No, secondo in intervallo no. Però ancora una possibilità. Avrò modo di fare turno anche se poi direi. Si mangia questo gol letteralmente fatto. Va bene. 5-1. 5-1 primo tempo. Partita veramente senza storia.
Poker di Shavirei. Shavirei fa 4 gol in una partita. Partita proprio senza storia. Andiamo a dominare. Si va a dominare poi a Praga, che c'è. Stiamo giocando fuori casa, che era teoricamente sulla carta la partita di queste quattro partite dovrebbe essere più difficile delle due, cioè di quelle contro lo Sparta Praga. Dovrebbe essere più difficile. E noi la stiamo vincendo 5-1. What's happened? Cosa succede? Anche io, onestamente, io la. Tutto scherzo me lo aspetto, eh. Io mi aspetto con Sparta Praga che diventa Globetrotter. Diventano tipo. Tipo appunto quelli di del film Shaolin Soccer. Che io ripeto, se vi piacciono le cose. Vi piace il calcio, vi piace. Tutto ciò può essere. Meno male che era fuori gioco. Senti, il passaggio sempre quello dice lui, ma quando premo io. Vabbè. Comunque, anche io ho rischiato un po' troppo, ma va bene. Comunque, dicevo. Se vi piacciono. Se vi piace seguire il calcio, vi piace il calcio. Vi piacciono i film demenziali. Veramente cercatevi di guardare Shaolin Soccer, soprattutto cercatelo col doppiaggio in italiano, che fa morire dalle risate, perché sono i portati tipo ci sono sti monaci Shaolin più buddisti, sicuramente più parlare non so, tipo in cinese, così non lo so, e li senti parlare tipo in dialetti tipo napoletano, una cosa del genere. Intanto Bartek fa due belle parate. Bene così, niente, forse oggi è parante, in qualche modo oggi parte che è parante, ma io farei il cambio. Fare un paio di cambi, farei allora Majchrak, Bustos, sì, Bustos per Cardoso, Babu per Alvarez, Soleimano Liepa e Kovalcic fa un po'. C'è un cambio dunque. Direi questo, Liepa e Kovalcic fra un po'. Sul tempo di Sorrentino. Forse no. Non lo so, sono sinceramente in dubbio. Ho sincero dubbio. Procede senza disturbo. Anche perché la prossima partita penso dovremo affrontarla con le riserve. Col turnover e le riserve mi serviranno. Devo gestirmi comunque a questa maniera. Attenzione. Herrera. Potevi essere. Ci si Herrera mentre. Vabbè. Ora. Calma. Attenzione al movimento dei compagni. Calma, stiamo molto calmi. Anche se questo sarebbe tipo fuori gioco di 3 km e mezzo, ma va bene lo stesso, ecco. Bene lo stesso. Adesso Majchrak, bomberone, prova ad andare via. Niente. Lo Sparta Praga si sta un attimo in versione Shaolin Soccer, eh. Oggi. In versione Shaolin Soccer. Allora, calmi. Oh, dai. Rizzo va via. Rizzo va via, attenzione. Che Rizzo va via. Rizzo va via. Prova. Io provavo qualche 3-4 volte. Ho premuto il tasto del passaggio. Non me l'ha fatto fare. Va bene lo stesso così. Segna Bakayoko 6-1. Da raccogliere in fondo al sacco. Io direi che adesso gestione squadra, fare un Liepa e non basta, sì. No, il quarto cambio me lo tengo in caso di bisogno. Kovalcic non lo schiero perché ha battuto il portiere dopo aver saltato non è ancora al massimo di energie. Liepa era quasi al massimo, quindi vabbè, ok, quelli questi 12 minuti posso anche fargli rifare, ecco. Ora ci siamo qui 6-1, partita
questa partita senza storia, decisamente senza storia. Ora, decisamente, benissimo, ripartiamo. Bustos dorme, Bustos dorme con il pallone ai piedi. Meno male che parte e che parla, ma meno male soprattutto che che ormai sono diciamo sopra 6-1, la partita è abbastanza in ghiaccio. E Majcerak dovresti essere, vabbè, niente, Majcerak non sarei più, non sarei più Majcerak, dovresti essere il centravanti, però vabbè, in questo gioco i centravanti non fanno i centravanti, ormai l'abbiamo dato per assodato. Questa succede, posizione irregolare rilevata, che succede, cosa ha fischiato il non tecnico, fischio. Vabbè, niente, ora siamo calmi, siamo calmi, benissimo, allora Majcerak per Nutella, Nutella, vabbè, prendere almeno la porta. Siamo in Cina, non me lo ricordo. Vabbè, comunque passiamo comunque all'88esimo. La partita è già bella che è già bella che chiusa. Lo fare qualche volta gli altri giocatori, farli crescere un po', dove rollo. Respinge la conclusione allontana. Uno. E ma siamo appunto ai tempi di recupero. Alla messa in mezzo. E cosa state facendo? Dovevi saltare. Ma vabbè. Bakayoko, 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 niente. Niente Bakayoko. Praticamente dovrebbe essere velocissimo, non sembra. Ok, bravissimo Coco. E finisce qua, 6-1 in casa dello Sparta Praga. Devastiamo letteralmente lo Sparta Praga in casa loro. Quale intervista post partita? Credo che allora Liverpool ha battuto 2-0 la Real Sociedad. Questo ci porta intanto a situazione. Allora, lei è un top player. Grandi giocatori portano grandi risultati. Poi qua ci siamo preparati meglio, ma non nulla a nessuno. Sparta Praga non sono al nostro livello. Vabbè. Va bene. Allora, quello che facciamo adesso è a corte energie. Ah, vero, c'era rimasto, ma turnover importante, Gagliardo, tranquillo che giochi. Ora adesso c'è la partita col Pogon. Intanto il Pogon, vediamo qua, siamo in vantaggio, beh, qua il campionato siamo in vantaggio addirittura di 8 punti su Rakov e Legia Varsavia, e noi sul Pogon Stettino, che è la nostra prossima avversaria, che ci segue, ha un, cioè è a un punto di distanza dalle seconde, quindi diciamo che sono inseguitori pure loro. Ora avanziamo. Oh, fermi che ci sono, c'è l'osservatore. Arrivano gli osservatori. Allora, Patrick Wilk, no, ne ho troppi portieri. Simon Pavlovski, no. Igor Pavlovski, no. Mateusz Pavlovski, porta la squadra primavera. Ok, e va bene. E che devo fare? Senti qua, Krumins, se c'hai tanti ruoli li fai male, caro Krumins, mi dispiace, ma per te Miss Italia finisce qui. C'è il giovane Krumins, saluta. E arriva un altro portiere, Mateusz Pawłowski, 1.400.000, giocatore che fa, non lo devo prendere. Vabbè, Artur Wilk, no. Simon Baran, no. Va bene, poi Fiala dalla Lituania ci porta Justinas Butkus, direi anche no.
Aldimas Cincus. Parte da tanto in basso, massimo 42. Questo non cresce mai nella vita. Non lo so, mi pare difficile. Questo non è Teponas Butkus. No. E Cincus 75 potenziale massimo, direi anche di no. Te ti osservo più da vicino e ci penso. Yannick dalla Lettonia ci porta Bendix Kurlis, no, Claudis Dugavina, no, Miervaldi Lukov, l'altro portiere con 76 potenziale massimo, direi proprio di no. E allora a sto punto fatemi vedere sto nuovo acquisto del vivaio. Mateusz Pawlowski, vediamo un po' piano di crescita. E allora 66, ma accelerazione scatto me ne frega poco onestamente. Facciamo, allora, tuffo riflesso. Andiamo un po', non male che vada, si vende, eh? Non è che... abbiamo qua sto Max Malinowski, ci di crescita, questo potrebbe crescere abbastanza. Aggressività 81, c'è qualche cosa che può farlo crescere di più, tipo questo, regista difensivo, se non è lettore difensivo, controllare i piedi, sì, dai, regista difensivo, ok. Per il resto scena bella, Urbonas stopper, cioè, ci sarà ora il periodo dei difensori centrali, io mi arrivo un sacco di difensori centrali, c'ho sti terzini, due COC, e vabbè COC, vabbè, questi sarebbero più da tirare su per venderli, questi molto probabilmente, Pawlowski, Vavriniak, questi sono da tirare su per venderli, palesemente 18 anni stanno così, insomma non penso, manco questo mi sembra abbia grande futuro, però andiamo. Vavriniak, aspetta, c'è 81 velocità, non riesci a fermi tutti, senti mi da scatto invertita, proviamo, non lo so, vediamo un po', ma... vabbè. Non vedo grandi cose, devo essere sincero, però allora vabbè, ora io vorrei vedere la classifica quanto riguarda la Champions. Come stiamo messi? Siamo primi a 3 punti a Liverpool, ma a 8 punti da Sparta Praga e Real Sociedad. Io Sparta Praga e Real Sociedad, io no, con un pareggio posso andare a 6 teoricamente, sono ancora come pensavo, semplicemente se vinciamo la prossima è fatta, siamo qualificati. Mai pensato una cosa del genere. Intanto, conferenza stampa, questa partita col poco stettino. Allora, tutto può succedere. Allora, siamo in grande condizione. Avanti. Che vinca il migliore. Dai.
Adesso io direi calcio d'inizio. E qua dovrò fare delle scelte. Anche perché, scusate un attimo, devo vedere come è messo il calendario. Perché sì, adesso c'è questo, c'è il Pogon. Qua. Adesso poi a novembre abbiamo... Ah no, poi a novembre c'è... C'è una settimana e poi andiamo un'altra partita in casa e quella dovrò farla col turno. Va bene. Va bene. In questa... Su questo diciamo che il turnover possiamo anche limitarlo. Allora. Bakayoko direi che è stanco. Lo mettiamo qua. E in panca mi porto Loskutovs. Poi Kovalčík per Herrera, ma qua mi porto Gagliardo. Galiv è stanco. Coco e Copete possiamo anche lasciarli a casa al loro posto. Atkinson e Villar. E fatti questi cambi, noi possiamo comunque andare. Tutti gli occhi sono su questo calciatore. Partita contro il Pogon Stettino. D'occhio con questo calciatore, non so chi era. Non l'ho visto, non ne avevo la più pallida idea. Ora, signori, siamo qua pronti per un'altra partita di campionato. Attenzione, palla per niente. Noi dobbiamo continuare a vincere. Qua io vorrei, se siamo con organico, siamo nettamente più forti adesso ormai degli altri, vorrei riuscire a chiudere lo spirito di corso campionato con un certo anticipo, ma proprio matematico un certo anticipo. Quindi ecco, questo mi sembra il modo migliore proprio. Vabbè. E chi è questo? Un'altra angolazione, Pier. Chi è questo? Solo sporcata dal portiere, palla che è terminata in rete. Sembrava esserci, eh? E sembrava esserci. Culuris. Hanno aperto le un po' greco, un po' siciliano. I Culuris. Vabbè. Comunque. Venite. Poco Stettino in vantaggio. Dobbiamo un attimo riprenderci, perché vabbè che abbiamo 8 punti di vantaggio sulle seconde, però è ancora presto per cominciare a perderli. È stato da non molto, direi ancora c'è da fare strada. Adesso che pallaccia che gli ha dato le mana, però te la riprende Xavirei e Ale, e sono ed è uno, dai. 1-1. Xavirei lo mette ancora. Xavirei la mette ancora. Meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore, allora, è stato saltare troppo facilmente. 1-1. Ha mantenuto il bersaglio tu per tu contro il portiere. Credevo che avrebbe provato ad aggirarlo. Evidentemente non se l'è sentito. Ho recuperato la palla ancora. Adesso Xavirei. Lancio per... Vediamo cosa decide l'arbitro. Ok. Va bene. Dove? Non ti andare a nascondere dietro i giocatori. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Possibilità per la ripartenza. Meno male Nutella. Meno male Nutella, Alvarez. Alvarez. Non ce n'è uno che si fa trovare. Ok. Le mana in mezzo, Xavirei, palla ribattuta al difensore, rigorino mi fa di no. Cardoso, bello, ottengono un calcio di punizione per questo intervento. Questo lo fischio, vabbè, okay. Beh,
non ho capito che ha fatto, ma va bene lo stesso. Cross in mezzo, Kovalčík, niente. Bravo quel difensore che allontana. Qualcuno mi spieghi cos'è successo? Io volevo fare una cosa, ma non me l'ha fatta fare. Volevo fare un passaggio in profondità e non me l'ha fatto fare. Però Vilar, no Vilar, no, meno male. Vabbè, Bartek stavolta para. Stavolta decide di ricordarsi di essere un portiere di calcio e non d'albergo. E para. Ora, però. Il pronostico pende chiaramente dalla parte degli avversari. Però. Ma mai dire mai nel calcio. Calmi. Calmi. No, vabbè. Ha perso una buona. Era fallissimo, ma va bene lo stesso. Ma di qua, Sorrentino. Tempo, andateci anche un po' più piano. Okay. Ok, volte di qua. Sciavirei, niente. Palla dietro al portiere in angolo. Batte Nutella adesso. Calcio d'angolo. Palla in mezzo. Niente. Kovalčík. Vilar non è proprio l'ideale. Lizzo. Prova il tiro. Niente. Palla di battuta. Calma, no. No, e... No, e Wicking. Atkinson. Meno male, meno male. Sulemana. Sulemana, attenzione. Sciavirei. Sulemana ancora. Occhio all'avanzata. Ancora, palla per Rizzo. Tiro, parata del portiere. Ok, adesso primo palo in mezzo, pallone in mezzo, attenzione, cavolata del portiere, niente, interviene e risolve Nemana, Vilar, Kovalčík, cross in mezzo, palla ribattuta, fatica a tenere il pallone, qua è un casino, allora calma, no. Sorrentino. Bravissimo Sorrentino, ripartiamo. Nutella per Kovalčík. Sciavirei. Che la ridà Kovalčík. Kovalčík, niente, fermato. Addirittura raddoppio di marcatura su Kovalčík. Attenzione. Il numero di occasioni costruite. Sorrentino, ripiegamento difensivo. Guardate per favore. Bravo Cardoso. E ancora Sorrentino. Sorrentino. Va lui per Rizzo. Rizzo per Sciavirei. Sciavirei. A giro, niente. Carico per Alvarez. Alvarez. Cross in mezzo, niente. E finisce il primo tempo 1-1. Inizio un po' incerto, però sul piano del gioco poi, come posso dire, sul piano del gioco siamo andati decisamente meglio. È solo che non l'abbiamo buttata dentro. Non l'abbiamo buttata dentro proprio. E è tutto là. Squadra di nuovo in campo per il secondo tempo. Niente, non è entrato. Poi, cioè, dopo, diciamo, abbiamo preso campo, ma il pallone non è entrato. E quello. Stiamo fare attenzione che qua. Oh, capace il primo tiro segna. Quindi. Ora. Lancio per Sciavirei. Bruttissimo sto lancio. Veramente brutterrimo. E niente. Secondo me che c'è, boh. E poi sì, abbiamo preso il controllo del campo, ma non stiamo giocando al nostro solito livello. Qui, questo c'è da dirlo. Però. Ora, Nutella. Passaggio per Sulemana. Rizzo. Per Sciavirei. E Ale. 2-1. 2-1. 1-1,
capirei. Niente, ora. Dai. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato il gol. È stato bravo qui, a resistere all'attacco del difensore e a battere il portiere. 2-1. Ci siamo. Tanto siamo in vantaggio. Abbiamo cominciato a metterla ai binari giusti. Ora direi, ove possibile, chiudiamola. Bella. Bello sto tocco di Xavi Rey. Di punta, stile calcetto. Di pronto, tacchete. Tipo una sorta di esterno destro, tipo accenno di Trivela, ecco, mettiamola così, tipo accenno di Trivela. Però io direi ove possibile diamola. Bene, per tempo. Benissimo, 4-1. Viale. Dai, segna Rizzo col suo cappello un po' argentato, un po' biondo. A seconda della telecamera con l'inquadra. Ora 4-1. Adesso sono decisamente più tranquillo. Se riuscissi a fare il quinto gol, potrei pensare al turnover. Punto di battuta. Ora calcio d'angolo del Pogon. Cross nel mezzo. Andata via, benissimo. Bravo qui difensore. Ok. Che qua Rizzo, però porca miseria, Rizzo. Via questa palla che era tua, era facile. Allora, calmi. Ok. No. Ha spazio per tirare. Ancora lui. E come non detto. Secondo gol personale. Come non detto. 4-2. Ben portato, è 4-2. Ha recuperato palla e hanno ribaltato immediatamente l'azione. Siamo calmini. No, però. Legge bene la situazione di conquista palla. No, però. Calma. No. Ok, benissimo. Intervento pulito. Ora, ripartiamo. Recupera palla. Rizzo con le mani. Xavi Rey davanti al portiere. Xavi Rey a lei. 5-2. E dai. Una ripartenza da manuale. Ha difeso bene la palla. Direi fra un po'. E ha trovato tempo e spazio per battere a rete. E fra un po' i cambi si potranno fare. Attenzione, Xavi Rey. Rizzo. Rizzo entra in aria e sono 6. Sono 6. Direi a sto punto che i cambi si possono fare. Sì. Ora, Loskutovs. Poi, vabbè, Liepa per Rizzo. Majčrak. Bustos per Sanchez. E poi a questo punto, vabbè, Babu per Alvarez. Ok. E va bene così. Va bene così. Palla ha puntato la porta e ha fatto secco il portiere. Facciamo questi cambi. Inarrestabile. Che gol. E a questo punto andiamo serenamente a portarla a casa. 6-2. Partita che era iniziata, onestamente, era iniziata un po' malino. È iniziato con la squadra che sembrava non aver preso la partita con l'approccio giusto. Poi però insomma si è ripresi. Certo, abbiamo sempre il solito portiere problema in porta, fra difesa e portiere. Diciamo quel problema lì. Rivediamo il gol da un'altra angolatura, un concentrato, sempre quel problema lì. Senso della posizione. Meno male che facciamo tanti gol. Meno male che facciamo tanti gol, perché il risultato di 6-3. E siamo finiti, c'è 6-3 la partita, c'è una c'è è praticamente un po' insensato quello che sta succedendo, ma va bene lo stesso. Iepa
per Loskutov. Attenzione, Loskutovs. E la mette Loskutovs. Questo ritende scherzando comunque. Non è che gioca tantissimo. Però quando gioca segna. Azione del gol che merita di essere rivista. Ora, difficilmente lo schiererò in Champions. A meno che non siano tipo le partite. O sia partite tipo in situazioni di qualificazione già ottenuta. E allora quello è un altro discorso. Però difficilmente lo schiererò in Champions con le partite decisive. Però perlomeno nel campionato quando lo faccio entrare segna. Noca e segna. Quindi allora lo avevo onestamente un po' sottovalutato perché è lento, perché non ha velocità che serve a me per quel tipo di giocatore. Però ridendo e scherzando, che gol avrà fatto? Sarei curioso di vedere le statistiche dei gol fatti in stagione finora, soprattutto vedendolo anche in rapporto alle partite giocate. Secondo me in rapporto alle partite giocate saranno un bel po' i gol, così ho questa sensazione. Tanto ripartiamo. Busto, mi sono confuso. Contropiede gestito davvero male. Sono confuso, però. Sì, la porta. E gol, accorciano le distanze, forse un po' troppo tardi. Non è normale. Posso dire che non è normale. Guarda come l'ha colpita. Non è una partita così, non è normale, ma va bene. Questo è il calcio secondo Electronic Arts. Va bene. Ora, Loskutovs, attenzione, Loskutovs. Prova a giro, prende il palo. E attenzione, Kovalčík. Per Sorrentino. Ieva. Prova a dare l'osputo, niente, pallone intercettato. E attenzione l'osputovs ancora. Prova e niente, va bene. Finisce così, 7-4. Diciamo che ce l'aspettavamo. Sono più punteggi da partire di palla a mano che di calcio, ma va bene così. Va bene così. Comunque, altra vittoria. Xavi Reia, beh, grandi giocatori portano grandi risultati. Assolutamente sì. Tutto merito dei giocatori, assolutamente sì. Siete pronti a vincere? E ci abbiamo messo più grinta, di qualsiasi. Ah, questa domanda qualsiasi risposta gli diamo non sposta di molto. Vabbè. Ora. Un po'. Allora, il secondo vincere, beh, squadra primavera, già, beh, sempre quella là di prima. Gli stessi giocatori di prima. Qualche giocatore che me lo porterò su, giusto per. Temevo seriamente che stai andando benissimo, tranquillo, tu vai tranquillo. Tutto bene. Vabbè, niente. Vedendo cose che niente, okay, no, scusate. Allora, ora a noi. Io avanzerei fino a questa partita e qua mi fermerei. Mi fermerei con la classifica campionato che dice Puzza 36 punti, Rakov 26. Abbiamo dato 10 punti alla seconda classificata. È una bella distanza. Si hanno 13, è già una bella distanza. Ora, però se voglio vedere una cosa. Statistiche. Ora. Reti. Ok. Vabbè, più reti. 22 gol di Xavi Reia, 11 assist. Veramente? No, aspetta, c'è chi ha più assist che Rizzo. 15 assist.
Però lo scudo, lo scudo pensavo meglio, nel senso 10 partite giocate, che in realtà sono tutti spezzoni, 4 gol e 3 assist. Vabbè, sono tutti spezzoni, ma ok. Vabbè, oh, comunque c'è. Signori, io direi che per oggi noi possiamo anche fermarci qua e darci appuntamento alla prossima.